Jun Rikimoto, scienziato direttore del Sony Computer Science Laboratory di Kyoto. La sua visione è una visione di interazione tra uomo e intelligenza artificiale che è focalizzata sull'aumentare le capacità umane attraverso la tecnologia. E parte da molto lontano, perché parte da Mazinga Z. In che senso? Ok, so the relationship between AI. Ci possono essere due tipi di relazioni tra uomo e robot. La prima è creare un robot autonomo. La seconda riguarda il rapporto tra tecnologia e esseri umani, cioè creare robot che supportino le nostre capacità come esseri umani. Io sono per la seconda visione. Per esempio, lei si è concentrato su alcune studi e ricerche che sta facendo nel suo laboratorio, tra cui c'è la capacità di da parte dell'intelligenza artificiale di leggere il movimento delle labbra al di là del suono della voce. A quale applicazione pensa in questa ricerca? Adesso possiamo parlare al computer per attivare il riconoscimento automatico, il che non è sempre possibile in un luogo pubblico e inoltre tutti sentono il nostro comando. Invece l'intelligenza artificiale può leggere il labiale e capire quello che sto dicendo senza che si senta la voce. In futuro, con una tecnologia analoga, potremo realizzare una interfaccia con il cervello. Quindi potremo anche solo pensare un comando e questo verrà riconosciuto dal computer. Questa è una delle direzioni del futuro. Un'altra applicazione è quella che viene fatta, per esempio, nello sport, alla capacità di un'intelligenza artificiale di farci vedere il nostro corpo in azione mentre corriamo, mentre, non so, nuotiamo, da fuori. È molto difficile per chi si allena avere consapevolezza dei propri movimenti. Quindi abbiamo sviluppato una tecnologia che li riconosce. Impiegando degli occhiali, si può vedere il proprio corpo dall'esterno e quindi correggere il movimento. Questo è il modo di usare l'intelligenza artificiale nell'allenamento sportivo. La cultura giapponese rispetto a quella europea ha diciamo una interazione tra l'uomo e gli oggetti diversa proprio per cultura. C'è più facilità a impiegare i robot nella vita anche quotidiana delle famiglie, perché c'è una visione anche religiosa meno human-centered. In Giappone la tecnologia è amica. C'è un'ottima relazione tra umani e robot. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, in ogni modo il futuro è incerto per tutti. Non sappiamo come sarà né per gli europei, né per gli americani, né per i giapponesi. Lei vede più i rischi o le possibilità da parte dell'intelligenza artificiale generativa, quella che abbiamo visto nascere in quest'ultimo anno e essere applicata in maniera così pervasiva in un tempo così rapido? Quando James Watt inventò il motore a vapore, lo fece solo per pompare l'acqua. Ci sono voluti decenni per immaginare le nuove applicazioni, come le locomotive a vapore. Noi adesso, con l'intelligenza artificiale, siamo alla fase della scoperta del motore e non riusciamo ancora a vedere la locomotiva del futuro.